Ciao ragazze, oggi faremo un piccolo tutorial sui toni del rosa, ovviamente avrete capito che è il mio colore preferito. Spero che il tutorial vi piaccia, è molto semplice, richiede tre ombretti, uno chiaro, uno scuro e uno illuminante, ed è facilissimo, si fa in 5 minuti la mattina ed ha una resa diciamo particolarmente indicata per chi non vuole essere truccato in maniera molto aggressiva, esagerata di giorno, quindi è un trucco portabilissimo di giorno. Spero che il tutorial vi piaccia, spero che lo seguiate e vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando scrivete tanti commenti, fate delle domande, fate tutto quello che vi pare, il video è a vostra disposizione. Vi ringrazio e ci vediamo con il tutorial. Ciao ragazze, eccoci di qua pronte per il trucco. Come base ho utilizzato questo correttore della Essence, che lo andrò ad applicare su tutta la mia palpebra mobile e immobile. Ho fatto già le ciglia così ci risparmiamo questo step. Anzi, sto utilizzando a dire la verità gli stencil sempre della Essence che ho trovato nel kit delle sopracciglia e sinceramente mi danno un aspetto molto più giovanile e soprattutto danno un aspetto gradevole alle ciglia. Allora, come base utilizzeremo sempre la solita ombretta rosa. Ho scoperto il numero ed è il numero 40. Prendo il rosa con il pennellino a lingua di gatto piatto e lo vado a posare sulla mia palpebra mobile. Vedete? Una bella scrivenza. Ok, passata a questo. Stavolta utilizzeremo un altro ombretto sempre della marca Arianna, però questa volta matte, quindi avremo uno shimmer, un matte e uno shimmer. Questo è un fucsia ed è il numero 36. Lo prelevo con il pennellino a sezione un po' più grande, sempre a lingua di gatto piatto, e lo vado a posare sulla parte superiore al rosa chiaro. Ne prendiamo un altro pochettino, non vogliamo fare degli smoky, quindi non andiamo ad accentuare questa differenza, teniamo un po' a amalgamare. Deve venire un alone come al solito, vedete, questo poi verrà mitizzato. Prendiamo un pennellino un po' più grassottello, io utilizzerò l'illuminante sempre della palette Ivy Cosmetic e utilizzerò questo rosa quasi arancio, lo prendo e lo vado ad applicare su tutto il resto della palpebra partendo dall'interno del dotto lacrimale e lo passerò sopra il rosa chiaro così da sfumarlo e da renderlo meno forte, il rosa scuro, scusate. Quindi abbiamo questo effetto così, lo prendiamo, lo poggiamo al lato in modo da creare un punto di luce come qua. Fatto questo, scusate il pennellino, prenderemo un eyeliner della Sephora, questo è il numero 8, ne avevo comprato uno nuovo, credetemi è evaporato, non riesco a trovarlo. Adesso che ritorno dalla Sephora lo compro perché è veramente comodo ed è forse l'unico eyeliner che riesco a indossare. Dunque ne prelevo un pochettino e lo poggio sulla rima della delle sulla, sul, sulla rima appunto delle ciglia. Scusatemi.
le ultime parole famose. Ci ha messo 3 ore a mettere la matita, comunque va bene così. Quindi deve essere una linea molto sottile che non abbia né code né virgole. Dopo di questo prenderemo una matita marrone, io uso questa della MAC, e andrò a posare sotto alla rima delle ciglia inferiori. Deve essere molto forte. Dopodiché prenderò un eyeliner, in questo caso uso una matita che è un Kajal, sempre della Essence, e l'andrò a posare nella rima interna della palpebra. Ecco qua. Allora, come detto, le sopracciglia le ho già fatte, si vede, quindi passeremo direttamente al mascara. Oggi userò questo Hypno Gloss di Essence. Lo prelevo e vado a fare come dei torciglioni vicino alle mie ciglia, in modo da incurvarle e allungarle nello stesso tempo, come se fosse una spazzola per i capelli. Le sopracciglia vi rimarranno separate e verranno prese anche le ciglia più piccoline. Possiamo farlo anche di sopra se vogliamo aumentare l'effetto di incurvatura. Ecco qua, le ciglia sono allungate e incurvate. Per quanto riguarda il rossetto, ho utilizzato come linea questa matita della Deborah, che è un color carne. E poi ci ho applicato il rossetto della Essence, il 42 Fairytale, che lo andrò a rimettere perché parlando si è tolto. Come posso dire, è un bellissimo rossetto, per carità, qualità prezzo molto, molto belli, solo che ha un piccolo difetto: dopo 3 secondi scompare. Ha la consistenza come di un burro di cacao ed ha un profumo bellissimo, però purtroppo ha una resistenza, nonostante non mettesse il burro di cacao, e la matita molto 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 bassa, quindi tocco ogni tanto ritoccare il rossetto. Per quanto riguarda, ho comprato un nuovo fard un po' più scuro stavolta, sempre della Essence, ed è Baby Doll, un po' più scuro di quello che ho comprato precedentemente. Lo poso sulla mia guanciotto. Ecco qua, il trucco è terminato. Spero che vi sia piaciuto, spero che vi possa essere utile. Come avete visto, è semplicissimo, ci vogliono proprio 5 minuti. Vi ringrazio per l'attenzione e spero al prossimo tutorial. Ciao, grazie. Ah, mi raccomando sempre, iscrivetevi, commentate, chiedete, qualsiasi cosa, io sarò a vostra disposizione. Ciao e grazie.